Signor Paolo Pininfarina, è un onore per me perché è la prima volta che sono qui e veramente avete una collezione stupenda. Grazie, questa collezione racconta, cerca di riassumere in breve, raccontare in breve la storia della Pininfarina, che è lunga ormai quasi 88 anni e ci sono una quindicina di realizzazioni automobilistiche particolarmente importanti. E qui si vedono vetture che partono dagli anni 30 fino alle ultime. Sì, c'è un lato che è dedicato alla prima generazione, c'è mio nonno che ha fondato l'azienda nel 1930, quindi ci sono quattro capolavori di mio nonno che vanno dal 47 al 60, al 57, al 57, che sono la Cis Italia 202, la Nash Hill, la Giulietta Spider e la Lancia Florida 2. Con il racconto della vita di mio nonno come presidente della Pininfarina. E poi ci sono degli esempi particolarmente importanti di design automobilistico negli anni 60, 70, 80 fino ai giorni nostri, quindi attraverso le generazioni, prima mio padre, poi mio fratello e adesso io. Allora, io sono nato in Argentina, leggendo riviste dei tempi, parlo degli anni 70, avevo letto la storia che Pininfarina originalmente erano due nomi e poi è stata chiesta l'unione di questi due nomi. Mi può raccontare questa storia, la versione giusta? Allora Pinin era il soprannome di mio nonno, Battista Pininfarina, perché era il suo soprannome. Pinin in dialetto piemontese significa piccolino, perché era il decimo di 11. E quindi era conosciuto molto come Pininfarina, anche perché c'era Giovanni Farina che era il suo fratello maggiore. E, tra l'altro, Giovanni Farina, padre di Nino Farina, che è stato campione del mondo di Formula 1. Quindi diciamo che la famiglia c'era il primo e il decimo, e il decimo ha fatto esperienza presso gli stabilimenti Farina, ha lavorato con suo fratello dal 1906 al 1930, cioè ha iniziato a lavorare a 13 anni, perché mio nonno era del 1893. Ha lavorato con suo fratello ed era a capo all'inizio, diciamo, del reparto, chiamiamolo reparto esperienze, quello che adesso si chiamerebbe tailor made, che facevano le personalizzazioni degli interni. Poi è diventato sempre più importante nello stile, è stato in America, ha studiato, era curiosissimo, aveva conoscenze nelle corse, insomma è diventato sempre più Pininfarina, laddove c'era Giovanni Farina, negli stabilimenti Farina. È nata la carrozzeria Pininfarina e quindi c'erano due realtà, quindi per tanti anni, dal 1930, per 30 anni ci sono state due entità, due realtà, gli stabilimenti Farina e la carrozzeria Pininfarina. Questo creava ha qualche problema anche sul mercato, cioè le comunicazioni, le lettere, i telex che si marketing mandavano. Marketing, che si direbbe oggi. Quindi c'erano chi si rivolgeva a un'azienda piuttosto che all'altra, eccetera. Insomma, mio nonno a un certo punto ha avuto questa intuizione geniale di chiedere al Presidente della Repubblica di poter inventare un cognome. E quindi, unendo il suo soprannome al cognome, far nascere una famiglia. Quindi dobbiamo dire che il livello di creatività di mio nonno è estremo, perché non solo ha inventato uno stile, ma ha inventato un marchio, anzi due, perché la F è il marchio originale come Farina, poi il marchio Pininfarina, il logo Pininfarina, ha inventato anche una famiglia. C'è solo una famiglia Pininfarina al mondo. Grazie di questa storia che è stupenda come la storia di Pininfarina, e devo dire che noi siamo sempre molto vicini indirettamente, perché siamo gli unici italiani che abbiamo seguito tutte le gare di Formula E dalla prima di Pechino 2014, e quindi sempre alla Mahindra, vicino alla Mahindra, perché loro hanno corso anche da allora. Bene, noi siamo molto felici di questa partnership, perché pensiamo che nasce bene, è una partnership tra vincenti, perché in questo momento la Mahindra è in testa sia nel campionato piloti che nel campionato costruttori, quindi è un leader. E noi, insomma, non sta a noi a dirlo, ma penso sia abbastanza riconosciuto la nostra leadership nel settore del design automobilistico. Quindi è un'avventura che parte nel migliore dei modi. Grazie. Grazie a voi.